seguito delle conferenze stampa, oggi giustamente abbiamo l'occasione dell'assessore al bilancio, insieme al sindaco e Capriotti si va a snocciolare oggi sulle opere pubbliche, su quelle che è la manutenzione, c'è un discorso molto complesso. Applichiamo questo avanzo, oggi l'abbiamo visto, per il 75% su lavori pubblici, opere pubbliche e manutenzione. Tutto quello che riguarda i beni della città, il mantenimento di una città pulita, ordinata, manutenzionata, e avviando anche nuove opere come per esempio il sottopasso ciclopedonale a completamento della pista ciclabile del Lungo Albula. Quindi ecco, un'intenzione molto concreta di rispondere alle necessità della città senza disperdere energie, disperdere risorse, ma lasciando il segno in questo modo. Anche perché avete specificato, ecco, il Ballarin, Piazza Montebello, diciamo, tante cose che attualmente stanno, insomma, in attesa di sistemazione. Sì, andiamo a completare, abbiamo detto insomma il completamento di grandi opere avviate da questa amministrazione. Per quanto riguarda il Ballarin, l'aggiunta di 800.000 euro per, insieme ai 450.000 euro già previsti dalla Fondazione per completare, arrivare a un importo, un investimento sul Ballarin di 4 milioni di euro di fatto, per cui per la realizzazione di un parco veramente adeguato e all'altezza dell'area nord della città. Su Piazza Montebello questo, diciamo, ulteriore stanziamento serve per completare un intervento che non è solamente circoscritto alla piazza ma alle vie limitrofe, particolarmente a via Palermo, al collegamento con la stazione, per cui un intervento anche qui di qualità che risponde alle necessità del quartiere. E poi anche tanti, ecco, altri interventi utili, ecco, altri 300.000 euro sul lungomare per divisi tra opere a verde e illuminazione che servono per anche qui completare tutto quello che è previsto di intervenire. Buon lavoro. Grazie a voi.